possiamo buttare fuori col mancio, lo fa correre dall'altro angolo, intanto qui manovra, entra quasi, sta per entrare il numero 6 se non sbaglio, il numero 6 e il numero 7, Monkey Flip intanto gli deve fare, mentre mancio va fuori, entra Martin Johnson, siamo il numero 8, scusate, non 7 o 6, 8 addirittura, e allora mancano le altre due leggende. Mancano due leggende e le Superstar WWF sono tutte entrate, attenzione, attenzione qui a Rushlip subito SL vuole buttare fuori Martin Johnson che è sicuramente quello più leggerino e lo sa SL, è furbo, lo sa SL, è furbo, fa attenzione, bravo Martin, sono tutte e quattro Superstar WWF ma mancano due leggende a concludere questa Royal Rumble a 10 uomini. Che apre le danze qui a WWF Rising Sun All Stars. Attenzione, qui Refor se la rischia, qui Refor se la rischia. E infatti non ci credo, Stefano, un quarta eliminazione. Oh, entra Sean Philly. Questa sì che è una leggenda, ragazzi. Entra Sean Philly, mentre rimangono tre superstar. E ormai una leggenda, sì, un'altra leggenda. Intanto Sean Philly su Dagon. Second e peraltro ha come idolo proprio Sean Philly. Però qui l'idolo, il suo idolo potrebbe davvero buttarlo fuori. Attenzione, attenzione. Second rischia, stavolta Second sta rischiando molto. Stavolta Second rischia. Ma resiste ancora, ragazzi, che Royal Rumble quella di Second però. Quattro eliminazioni. Non è più importante sicuramente Refor, Entra il numero 10, non sappiamo chi è, ma sicuramente è una leggenda, vedendo i numeri. Qui Martin Johnson si rischia e va fuori, no, resiste Martin Johnson. Oh, il Remo, non ci credo, non ci credo il Remo. Mentre Stagon è fuori, finalmente Sean Philly lo butta fuori. Incredibile. Refor, scusate, Remo è qui, mentre sta in bassa DSL. Remo l'animale. D'altronde è il più giovanile tra queste leggende, Remo. Entra con il numero 10, molto fortunato, e si ha grande comoda. La bestia. La prende assai comodo, tanto qui è rimasto molto piazzato, davvero sì, l'allenamento si fa vedere, anche forse un po' di pancetta, ma è chiaro, non è che si allena come faceva prima, però sicuramente gli allenamenti ci sono stati. SL, Sean Philly, Martin Johnson e Remo, due superstar che di certo non è che stiano nel momento migliore in WWF. Attenzione, SL qui, va fuori, SL va fuori, Sean Philly strepitoso, buttano fuori sia SL che Second. Remo qui potrebbe far fuori Martin Johnson, se si alleassero i due forse. Oh, spallata, potrebbero rimanere Sean Philly. E c'è l'alleanza su Martin Johnson, vogliono buttare la superstar, vogliono rimanere le due leggende. Incredibile, ragazzi, Martin Johnson qui forse se ne va. Forse se ne va Martin Johnson, infatti va fuori. Rimangono Remo e Sean Philly. Incredibile qua. All Stars, ragazzi, due leggende a confronto in questa Royal Rumble. Beh, Remo ha fatto ben poco adesso, è allineato assieme a Sean Philly, ma Sean Philly ha già allineato Stagon e SL. Sean Philly qui, Russian X Whip, grande condizione anche Sean Philly, Altrimenti ha lottato, è l'unico tra questi che ha lottato ultimamente contro GG, ricordiamo la Royal Rumble, ma attenzione qui, Remo, attenzione a Remo, rischia di andare fuori. Sean Philly però non penso che ce la possa fare, infatti Remo se ne libera anche agevolmente. E invece lo vuole mandare lui fuori e Remo una montagna qua. Remo è davvero una montagna. Attenzione, lo manda fuori qua Sean Philly, rischia. Qui Sean Philly rischia davvero. E forse va fuori. Forse ci saluta Sean Philly. Ci saluta Sean Philly. Remo a vincere la Royal Rumble come ultima superstar entrante, o meglio come ultima leggenda. Beh, sono contento che almeno la leggenda abbia vinto. Remo dunque va a trionfare. È in buona condizione anche se ha un po' la fama, chiaramente. Grande vittoria, chissà se la WWF vorrà premiarlo. Sicuramente è stato un premio essere qui a Rising Sun in questa puntata speciale dedicata alle All Stars. E Remo va dunque a trionfare. Che bella vittoria però. Ora tra poco avremo il match per il titolo WWF tra Gunn e Colta e Leonard.
qui c'è Leonard pronto per il suo match simulato contro Carmen Corta, un match che la WWF gli ha praticamente regalato. Il prossimo match dunque sarà valevole per il titolo WWF, grande occasione per lei. Incredibile, cioè da un def gli offre, forse per i suoi lunghi allenamenti, ma è strano, cioè io pensavo che quel Jason avesse il suo rematch, ovviamente lo avrà, ma a questo punto ad over the limit, presumo, una scelta strana quella della WWF, forse Leonard sa che la WWF Leonard ha uno spettacolo, però insomma, dare un match così importante, che ci presenta i due lottatori, prima Leonard lo sfidante e poi il campione WWF che ha vinto quel titolo in quella di Extreme Rules, Garnet Court, si l'ha vinto in maniera contorta, controversa, perché entrambi i piedi sia di Paul Jackson che di Garnet Court hanno toccato il suolo allo stesso istante. Dunque la federazione ha voluto dare la vittoria allo sfidante dopo circa 8-9 mesi di Paul Jackson come campione WWF. Direi che si può iniziare, primo confronto uno contro uno, avremo altri match incredibili questa sera, Masked De Pedro contro Alexander, ragazzi un match attendo davvero con impazienza, poi la risposta di Dante in quanto all'assalto di Extreme Rules nel post match di appunto di Alexander su Dante, e poi abbiamo un match dal 2008, pranzo contro John Jason, ricordare in memoria di John Jason quando divenne campione della WWF, e poi Besa contro Chris Anthony, ragazzi, grande match, quindi due elementi, titolo del mondo TWF in palio, Ben contro Mike Emmett, rematch da Extreme Rules, dall'altra parte poi Max Guerra contro John Pranzo, e non scordarci del rematch tra Michael Thompson e Cobain, tanto qui pronto per dirti di Leonard che si comporta molto bene, va buono stavolta, prende la palla, attenzione, ma qui Garnet Court non è lì ancora le precedette, lo va a prendere in vetta, in altura, probabilmente un superplex, mentre ci sarà anche un tag team match, Nicholson e Jordan faranno coppia, ma è extra allievo, contro un Mr. P e un avversario di cui non conosciamo l'identità ancora, dunque davvero è tantissimo Garnet Fuoco. Ancora Leonard da lì, attenzione, ci vuole riprovare, ma c'è la power slam al volo di Garnet Court, una testata assurda, Leonard cosa può fare dagli springboard, un assento clamorosa di Leonard, uno soltanto uno, allora Leonard qui lo prende in consegna, back drop, ma cane corto non ci sta, ma non anche irregolare questa, niente da fare, cane corto non si smuove da lì, Leonard ha tentato spinicchio a vuoto, cane corto ha una grande difesa, l'abbiamo imparato a conoscere, è davvero una grande difesa, intanto uno soltanto anche dall'altra parte, attenzione qui braccio adesso clamoroso, e Leonard qui forse vuole provare a chiudere, scusate, vuole provare il suo comeback, ma Garnet Court non glielo permette, andare lì è come una medusa, si attacca al suo obiettivo, ancora schienamento, uno, due soltanto due,
niente da fare. Leonard, oh, mi era il braccio là, fa bene, ottima idea. Dropkick, sbaglia stavolta, carne corta, grande difesa la sua. Attenzione a carne corta, attenzione, bravo Leonard. Bravissimo questo Leonard, davvero, vero bravissimo Leonard, ancora dropkick, ancora modo. Attenzione, frutto per diritti però. Stavolta la seguita, stavolta la seguita. Ci vuole riprovare, attenzione! E altra senton, dalle corde, 1, 2, no. Oh, dropkick stavolta. Leonard dice, io uso intelligenza. Ma qua sbaglia. Qua sbaglia totalmente lo spin kick. E qua penso che carne corta va a chiudere il match. No, prima lo stende. E penso che ora arriverà il momento della chiusura. No, Leonard è molto bravo, attenzione. Solo carica, attenzione. E carne corto, rovescia tutto in un incredibile. E qua, addio Leonard. Addio Leonard davvero. Solo carica, body slam. Davvero non c'è storia adesso. Leonard tenta ancora una reazione. Oh, che fa questa elettrica. Siete elettrica. In avanti. Trepidoso Leonard. E poi esce dal ring. Quasi a prendersi un break. Leonard, attenzione. Vuol far nervosire canna è corta. Infatti lo riporta subito sul ring. Oh, un pugno. È un big boot forse. È forse il big boot. Bravo Leonard. Leonard, Russian sweep. Ma un momento, da parte del lottatore America, attenzione qui, attenzione. Oh, Leonard lo gira. Forse Jason Matic, una manovra del suo amico. Attenzione, ancora, lo può prendere. Il prendetti. Oh, Jason Cuscia, non ci credo. Non ci credo, lo va a chiudere. 1, 2, no, non c'è 3. Per uno nulla, per uno nulla. Dropkick, ma va completamente a vuoto. Gran è corta, placcato, l'ho placcato al volo, attenzione, 1, 2, e non c'è 3, non c'è 3, attenzione, va buono con la spia, va buono con la spia, attenzione, non prendere, no, Gutsman suplex, mamma mia ragazzi, che botta, che botta, che ha rimediato qui Leonard, tremenda, tremenda, 1, 2, non c'è 3, grande resistenza, davvero grande resistenza, attenzione, lo gira, oh, è finita qua, carne corta può chiudere il match. Che forza questo carne corta, che forza questo carne corta, davvero lo va a chiudere con lo street diploma. Vediamo se ne basta una, penso proprio di sì. Leonard è nell'altro mondo adesso, che botte ragazzi. Leonard ci ha provato, alla fine è carne corta a chiudere il match. 1, 2, e non ci credo, c'è kick out, c'è kick out, braccio adesso di Leonard, no, impressionante Leonard, guarda il trappoletto con il cuore, sale il bot, incredibile, 1, 2, no, per uno nulla, per uno nulla, attenzione, oh no, Joe Breaker, ed ora parte la scazzottata incredibile, pugni chiusi. Poi penso che il gane è corto, può davvero chiudere il match con un altro stress blow. Stavolta la fine, stavolta Leonard non può resistere. Stavolta Leonard non può davvero resistere. Una volta va bene, la seconda no. Uno, due, e no, non è possibile, non è possibile. Oh, attenzione. Che resistenza Leonard però ragazzi. Grandissima resistenza davvero. Arrivi qua, stavolta all'angolo, Leonard non ci credo, esistere un altro stress diploma, qui non resiste a questo braccio peso. E penso che questa volta lo stress diploma possa davvero chiudere il match. E infatti è la terza volta